due parole in maniera molto sommessa, molto modesta, perché di fronte a un genio assoluto come Arturo Benedetti Michelangeli, le parole dicono poco, bisogna ascoltare. Mi è capitato l'altra sera di sentire, o di risentire, insomma, il quinto di Beethoven, suonato da lui, l'orchestra diretta da Giulini, mi pare in una registrazione del 78. E di commuovermi in quell'ascolto, anche perché questo concerto è stato un po' il primo disco che ho avuto nella mia vita, ed eravamo negli anni, credo, 62 o 63. Un disco che ho ascoltato molto, molto, perché allora la musica a disposizione era molto poca, e quindi si avevano due o tre long play, e si ascoltavano sempre quelli, insomma, per cui durante i pomeriggi di studio, ai tempi del liceo, insomma, sempre quello ascoltavo. Era interpretato da Giles, mi pare. Comunque, ritornando all'esecuzione di Michelangeli, ho provato a chiedermi, ma perché? Cos'ha di diverso rispetto agli altri grandi pianisti? Tra l'altro, poco prima avevo sentito l'esecuzione di Gould di quello stesso concerto e non mi aveva convinto. Non mi aveva convinto, anche se amo Gould come pianista, insomma, non ho dubbi sulla sua grandezza. Ma in quel concerto non mi era piaciuto, come a volte non mi è piaciuto in altre cose, insomma, meno. Cioè, altre cose sue sono meno convincenti. Allora, perché Michelangeli è un genio assoluto, secondo me? Uno perché piace in tutto quello che fa. Quando suona, sembra non avere uno stile. Mi spiego meglio. Se tu senti Horowitz, grandissimo pianista, senti uno stile, senti, ascolti Gould e senti uno stile, ne ascolti altri, ascolti Sokolov, pianista eccezionale, senti uno stile, senti qualcosa che te lo fa di solito riconoscere. Michelangeli sembra non avere uno stile, ma in questo senso non dico qualcosa di deteriore, volevo dire qualcosa di, insomma, come se Michelangeli fosse o suonasse una musica assoluta. Come suona Michelangeli? Ti dà l'idea di essere, se ci fosse un Dio, come è un Dio che ha creato la musica, ti dà l'idea di sentire la musica come l'ha creata Dio. La musica per quello che è, insomma, ti sembra colui che direttamente te la cala dall'alto questa musica, ed è l'essenza della musica stessa. Cioè, tutto funziona quando ascolti, quando lo ascolti suonare. Allora ti chiedi perché tutto funziona. Perché sono tante le componenti. La scelta del tempo, intanto. In questo concerto poi il dialogo assolutamente congruo con l'orchestra, quindi l'intesa perfetta, insomma, no? La sintonia perfetta. Capita a volte di sentire il solista, il pianoforte, che si prende una parte troppo grande o a volte viene coperto dal, non so, quando Gould suona con l'orchestra si sente prevalere la sua presenza. Diciamo che quando suona Michelangeli lo senti perfettamente inserito in un tutto. E questo tutto è assolutamente conseguente. Si parla del tocco di Michelangeli, insomma, no? Nel suo modo di suonare. Ma co di cosa è fatto questo tocco? Non è una cosa che viene dalle mani. Cioè, le mani traducono, ovviamente, insomma, se non ci fossero le mani, no? Però, insomma, è fatto di pensiero. Cioè, quando tu lo vedi suonare, vedi una armonia perfetta anche tra quella che è la sua figura, la sua posizione al pianoforte e il pianoforte. Sembrano un tutt'uno, no? La sua compostezza al pianoforte, che è un po' simbolo di un ordine, no? Non c'è bisogno di usare il corpo, di dondolarlo, di portarlo in avanti, di alzarlo, di abbassarlo, di aggrapparsi alla tastiera. Insomma, non c'è bisogno di espedienti. Diciamo, la sua è la posizione più naturale che ci possa essere al pianoforte, all'interno della quale tutto
è sotto controllo. Allora capisci che la cosa principale che tu percepisci quando lo vedi suonare diventa un piacere, uno spettacolo anche il vederlo suonare, proprio perché è uno spettacolo non fatto di espedienti, di scenografia, di movimenti, di simulate estasi, ma è fatto semplicemente dell'essenza, dello stare al pianoforte nel modo più naturale e quindi nel modo che ti dà le maggiori possibilità di avere il massimo dell'espressione, che poi è il massimo anche del colore. E poi quando lo vedi suonare, quindi capisci che tutto è sotto controllo di una mente, è dalla mente che tutto parte. Capisci che tutto parte da lì e le dita eseguono soltanto. Eseguono però hanno sono lo strumento perfetto per eseguire quello che la mente pensa, nel senso che nelle mani ha tutte le possibilità e quindi le sue mani gli permettono di tradurre esattamente come vuole il suo pensiero musicale. Ed è il suo pensiero musicale che è grande, che rende possibile il tocco. Le mani traducono invece anche, oltre che pensiero, per poter tradurre il pensiero musicale, hanno bisogno di una tecnica, di una tecnica che sappia utilizzare tutte le leve, tutte le possibilità. Quindi tutte le articolazioni, dalle spalle, all'articolazione del gomito, al polso, alle dita, insomma. E di usare tutti i modi possibili di percuotere il tasto, scegliendo quello più adatto per ogni situazione, per ogni frase. E questo lui riesce a fare. Tu quando lo guardi suonare, vedi come riesce a cambiare il rapporto alla frase, al momento, all'episodio che suona, il modo di avvicinarsi al tasto e di percuoterlo. Sappia usare tutte le sfumature, questo con minimi passaggi, cioè voglio dire, lo noti se hai uno sguardo attento, non ci sono grandi gesti o grandissimi gesti, insomma, è lui, no? Grandi gesti a volte li vedi in altri pianisti, ma lui i gesti sono sempre dosati, sono sempre il minimo indispensabile e quindi non c'è dispersione, perdita di tempo, di energia. Il modo di percuotere il tasto cambia in continuazione a secondo di quello che vuole raggiungere, a seconda di quello che pensa la mente. Non si vede nel senso che non è esaltata, ma è una cosa ben presente che non richiede grande gestualità. Sono gesti piccoli, ma quando hai la pazienza e li sai vedere lui, capisci come riesce ad avere una gamma infinita di sfumature di suono. E allora queste sfumature di suono diventano il colore del pianoforte. Ed è come avere in una tastiera una tavolozza con infinite gamme di colori e poterle usare tutti, scegliere il colore che tu vuoi, usarlo e mescolarlo agli altri nella dose, nella quantità esatta. E questo è quello che lui sa fare, è quello che caratterizza anche questo suono, no? Questa capacità di aggiustare il colore per ogni frase, per ogni situazione, per ogni melodia, per ogni armonia, cosa che invece in altri pianisti spesso non succede. Usano quasi sempre quei colori e quindi quel tipo di suono, quel tipo di tocco che in qualche modo li distingue anche nella loro tecnica. La gamma di Michelangelo invece è assolutamente ricca, ricchissima di sfumature. E poi una precisione assoluta. Fa sì che ogni nota, ogni frase sia perfettamente compiuta, si leghi esattamente all'altra nel modo più semplice, ma anche nel modo, diciamo, così come deve essere, insomma, come l'ha pensato Dio a cui facevo riferimento prima, mettiamo che esista. Capisci che quello è l'unico modo possibile, è esattamente quello che poi ti aspetteresti dalle premesse che ha creato in quello che ha suonato subito prima. E poi la perfezione, insomma, la perfezione in tutti i particolari della tecnica, dal trillo, dalle ottave spezzate, nei passaggi di velocità, negli arpeggi, la brillantezza del suono che riesce a tenere. E poi il gioco delle mani. Quando tu guardi come usa la sinistra,
come suona la sinistra, come canta la sinistra, non canta solo la destra, ma sempre il gioco della sinistra è sempre preciso, denso, entra sempre in maniera adeguata, precisa. Insomma, tu riconosci sempre il gioco di entrambe le mani e le linee di tutte e due di quello che fanno sia la destra che la sinistra, cosa che non sempre emerge nei pianisti, non c'è mai niente di sporco. Quindi ogni passaggio, anche in questo concerto, è tutto chiaro. Non c'è mai niente di mangiucchiato, di sporco, qualcosa che non si capisce, no? Qualcosa che è indistinto, di sfumato, dico. È sempre tutto assolutamente preciso e congruo, congruo nel suo divenire. Tutto questo nell'ambito di una compostezza assoluta e quindi di una mente musicale perfetta, che sa avere una concezione e un'intuizione della musica come gli autori che suona, supponiamo, abbiano pensato. Riesce a tradurre la musica come musica. Altra cosa, non è mai un interprete che attira l'attenzione su di sé, cioè c'è sempre un rapporto nell'interpretazione, no? Ci sono certi interpreti che, come dire, usano il brano che suonano, la musica che suonano per dimostrare quanto sono bravi, quanto sono virtuosi. Ecco, tu hai l'impressione, quando senti suonare Michelangeli, che non sia mai così, ma sempre è l'interprete in funzione della musica che suona. È l'interprete che suona non perché deve far vedere quanto è bravo e come sa suonare bene, ma che ti fa capire tutte le potenzialità che ha la musica che suona, che sa rendere bella in maniera assoluta la musica che sta suonando. Quindi l'interprete in funzione della musica, non la musica in funzione dell'interprete. Altra sua grande qualità, secondo me. Certo, sono cose che spesso non colpiscono, non fa scena, quindi bisogna avere l'orecchio abituato, aver ascoltato molto per apprezzare soprattutto queste doti di Michelangeli, no? Anche i suoi tempi non sono mai tempi esagerati, insomma, no? Sono sia nel veloce per far vedere il virtuosismo, sia nella lentezza, come a volte, per esempio, succede anche con Glenn Gould, no? Che fa dei tempi esageratamente lenti o altri esageratamente veloci. Insomma, i suoi tempi sono sempre misurati, sono sempre dei tempi giusti per finire, no? Bollani. Bollani è un pianista amato molto, insomma, così, no? Si è cimentato nel concerto in sol di Ravel. Fate una prova. Ascoltate Bollani come suona l'adagio di questo concerto in sol di Ravel, qualche minuto in cui il pianoforte in questo adagio molto suona praticamente da solo e poi un po' alla volta con l'intervento di alcuni strumenti dell'orchestra. Ascoltate Bollani e poi ascoltate Michelangeli. Sentirete come siano due mondi assolutamente diversi, come anche in queste cose riusciamo a capire i limiti di quei pianisti che a noi sembrano grandi e che in realtà sono anche grandi, ma che non possono reggere il confronto con dei geni assoluti come è stato Michelangeli. Tutto questo pesa quando siamo in presenza di pianisti così, sono riusciti a creare una sintesi del massimo della perfezione.